uscita con un dispiacere, perché comunque è una partita che tutto sommato a 20 secondi alla fine avevamo vinto e ci permetteva di mantenere il quinto posto e di giocarci l'ultima partita, però è andata e come tutte le partite passate vanno archiviate e dimenticate, però la squadra ha lavorato bene questa settimana, sa qual è il suo obiettivo, sa che comunque guadagnare posizioni playoff danno dei vantaggi e quindi domani siamo pronti a dar battaglia e a cercare di vincere la partita. Partita particolare per tutti, per loro e per noi, perché come ho detto prima noi dobbiamo cercare di scalare delle posizioni, perché ti dà indubbi vantaggi, poi sono quelli di giocare le partite secche in casa piuttosto che in trasferta e con un risultato in più a favore. Come sempre le ultime partite, quando hanno qualcosa da dire, sono partite particolari, perché poi non c'è più, finisce. Quindi sia per loro che per noi è l'ultima. Noi dobbiamo pensare a noi, non possiamo guardare quello che succede in casa degli altri, noi dobbiamo pensare a noi e il nostro pensiero è provare a fare 3 punti. La nostra è una squadra che in casa ha battuto l'Entella, ha battuto Pisa, ha fatto risultati importanti, a volte è cascata, ma sappiamo che abbiamo nelle corde la possibilità di fare una grande partita e di vincere la partita contro quella che in questo momento è la prima della classe. Domani è una partita probabilmente sotto certi aspetti più lunga delle altre, perché io immagino anche che loro saranno attaccati alle radioline per capire e ascoltare quello che fanno gli avversari. Paradossalmente Piacenza rispetto a noi a tre risultati su tre possono andare bene, noi no, noi abbiamo un solo risultato e ci può andare bene sperando poi dalle altre parti, quindi è una situazione completamente differente e noi, come ho detto prima, pensiamo a noi, poi quello faranno loro vedremo un campo. Ma non so come loro proveranno a impostare la partita, non riesco a ragionare con la testa degli altri, però il Piacenza non è una squadra fino ad oggi che ha dimostrato di essere aggressiva in maniera particolare, è una squadra che studia la partita, legge i momenti della partita e indubbiamente spesso riesce a colpire e a far male all'avversario, anche perché non dimentichiamoci che il Piacenza viene da 9 vittorie nelle ultime 10 partite, quindi è sicuramente un buon momento.